ti sembra prendiamo i voti di moderatore, moderatore, moderi, moderi. Ciao, faccio un piccolo il dilemma che si è venuto a delineare, vai. Però il terzo riassunto. Andiamo lì a chi non mi conosce, più presente. Allora, in sede di campagna elettorale per le nazionali, Valeria Ciarandino ha firmato il manifesto della FISC, che sta per Federazione Italiana Sovranità Politica, che è, diciamo così, una federazione che raccoglie varie associazioni, in Italia in particolare in Campania. Il manifesto è di questa pagina, diciamo così, quindi poi magari di. Probabilmente Valeria ve lo girerà, se no dopo ci scambiamo le idee. Che immagino, voglio dire, per averlo firmato sia un movimento, cioè sia un manifesto che il movimento condivide, altrimenti possiamo parlare. Insomma, se volete faccio un breve riassunto, giusto per, se il movimento di punto di partenza è così importante. Partendo da uno di quelli che è i capisaldi, diciamo, sulla sanità in generale del movimento, che è quella appunto diciamo tra i punti saletti c'è quello che sono i punti sulla scuola, eccetera, cioè sul troppo lungo, quello ad esempio di assegni di cura per la vita indipendente. Io magari parlo di cose che nel movimento disabili sono. Magari che le spiego sui capi, ma semplicemente perché voglio dire, ci sto dentro purtroppo e faccio parte della FISC, che è una cosa apolitica, apartitica. Una serie di cose che riguarda la scuola, una serie di cose contro l'istituzionalizzazione, che è stata una delle cose, una delle ultime porcherie che ha votato il. Scusa, però ti voglio solo per poterti meglio connettere bene. Questo sta per cosa? Fisce? Fisce come pesce in inglese. Federazione Italiana Superamento Handicap. Ok, così ha un handicap. Handicap. Fisce. E ti vedo questo manifesto, che non ho arretrato, non ho internet sul telefono, se no ve lo giravo, è stato firmato alle catacombe, San Gennaro, qualche giorno prima della scadenza della campagna elettorale, da Valeria. Quando venne Valeria alla zona di Capo di Mondo. Esattamente, là. Là è stato firmato, c'era il presidente Picci, c'era anche la presentata, tutti diciamo. C'è una piattaforma di partenza. Poi tutte le altre iniziative come cittadino, come movimento, sono poi. Non ho tanto dire che c'era un pezzo prima che il movimento già aveva condiviso. Startato. Intervento di Nicola, dai una testa al toro, Gennaro e Luca, che adesso si è alzato. Siamo già, cioè il movimento ha già ufficialmente sposato la casa e si è collegato. Quindi è inutile porsi però il dilemma. Basta, andiamo avanti e parliamo di proposte di idee. Hai sciolto il e dilemma. Magari partire dal manifesto. Semplicemente, siccome voglio dire questa cosa, purtroppo è una cosa che diciamo. Andiamo dal manifesto, vediamo se non era un problema. Cioè, mi confondo sempre. Come vogliamo muoverci così? Quando riguarda la fortuna disabilità, una cosa che è stata firmata dalla candidata, dalla difesa. Poi dopo possiamo ragionare che magari su questa cosa non va bene, c'è un pezzo corretto, però potrebbe essere una piattaforma di lavoro. Come parla, perché eccetera eccetera, possiamo uscire su tutto. Però questo fatto che però scusate, da qua non ci sente più niente, il moderatore deve moderare, se no. Volevo chiarire a Nicola il momento in cui si è arrivato al dibattito tra sulla non si sente proprio. Oscar, però sai solo. Non ci abbiamo niente. Allora se teniamo di più la voce. Chi è il colpevole? Giusto o no, farla partire sotto l'etichetta del Movimento 5 Stelle. Qualcuno ha obiettato giustamente, insomma, che le associazioni
che non si riconoscono politicamente nel Movimento 5 Stelle, probabilmente non hanno anche detto che terrebbero fuori o avrebbero qualche difficoltà ad aderire a questo tipo di iniziativa se ci fosse la bandiera legge, insomma il simbolo del movimento. Quindi tu sei arrivato, io ti dico soltanto perché diciamo, questo è punto di lavoro diciamo della FISH. Io sinceramente mi riconosco e ti ripeto, non è una cosa politica, proprio assolutamente, proprio di condivisione con quante più forze politiche possibili. L'unica, diciamo, l'unico candidato che non l'ha firmato è stato politico e lobby degli Stati Uniti. Poi ci non vuol dire che voglio dire debba essere la FISH. È proprio un progetto questo. Se, ci può, cioè, se questa azione si è la FISH in quanto portavoce delle federazioni, se c'è un candidato tra le comunali per esempio, o comunque il Movimento 5 Stelle che l'appoggio, penso che la FISH non ha nessuna cosa, cioè non è una cosa che spinge per, non so, il PD, per DPC, il Movimento 5 Stelle, la FISH è una cosa che aderirebbe in ogni caso, la cui l'appoggerebbe così come ha spinto per farla, insomma, io ho cercato di spingere questa cosa, sono detto in FISH. Ti parlavo di farla firmare a Valeria Ciarabino prima di... No, io vuoi parlare? Volevo soltanto rubare pochi secondi per dire al di là del fattore di come ci vogliamo muovere, se politicamente con il logo del movimento o meno, lo scopo era quello di unire tutte le nostre sensibilità secondo delle professioni e dare il contributo per quanto riguarda poi dopo il problema della disabilità. Allora, per dire, non so, Camilla ingegnere può guardare nel suo settore, Oscar per esempio sta nel settore dell'arte, dello spettacolo, e quindi avrà già sicuramente una sua visuale per quanto riguarda, non so, barriere architettoniche nel campo teatro, cinema e via discorrendo. Altre persone nel campo della scuola e danno il loro contributo, nel campo della sanità. E così man mano nel campo degli uffici, l'amministrazione o bilancio, cioè ognuno attraverso questa piattaforma poi può portare le sue idee, si mettono tutte quante insieme, ovviamente poi decideremo che cosa ne deve uscire fuori, un documento in base alle varie categorie, per farne che cosa, qualcosa a livello istituzionale, qualcosa che rimane a livello informativo, ce lo decidiamo sempre tutti quanti insieme. Importante è riunire tutte le sensibilità e creare anche magari una multi-equipe, se ci sono più persone nel campo dell'insegnamento, magari tra di loro si scambiano delle informazioni e collaborano tutti quanti nella stanza riguardante la scuola, così lo spettacolo, l'arte, cultura, spettacolo, turismo e via discorrendo, le amministrazioni, la sanità. Cioè, questo era un po' lo scopo. Dunque, vabbè, io volevo dire, la disabilità potrebbe essere un cavallo di battaglia vincente in previsione delle elezioni comunali del prossimo anno per il rinnovo del Consiglio Comunale, per l'elezione del nuovo sindaco. Cioè, in buona sostanza, avendo constatato il vuoto programmatico politico delle nostre controparti, che non accennano al benché minimo, cioè non si stanno facendo avanti nel proporre anche questo tema, come in altre, su altre questioni, elaboriamo con i contributi di tutte le categorie, di tutte le associazioni, questo documento, però facciamolo anche come documento politico, stendiamo anche il documento politico del Movimento 5 Stelle sulla questione della disabilità a Napoli, e quindi può essere un punto qualificante di lotta e di proposta alla cittadinanza sui gazzetto con l'assessore di un documento che faccia presente che il Movimento 5 Stelle per le prossime comunali, così come sempre, farà la sua parte sulla questione così delicata riferita appunto alla disabilità. Prendo presente che non ci interessa chi torna elettorale, abbiamo aperto tutti i tempi, non è che a noi che facci fare. No, però lo spunto sulla cosa, il programma lo spunto è un programma. Ma tu ti sei perso l'intervento di Nicola. Allora Nicola fa parte dell'associazione FISH, adesso qui ti dice che... Lì c'ero arrivato. Sì.
hanno redatto un manifesto. C'è, diciamo, c'era un punto di partenza che, diciamo, alcuni di voi non conoscevano, che è appunto il fatto che Valeria Ciarambino, qualche giorno prima della chiusura della campagna elettorale, su sollecitazione della FISH, che è una federazione di associazioni che rappresenta la disabilità a partiti, a minimo una legame sentito, ha fatto firmare, perché Valeria Ciarambino ha sottoscritto, quando era a capo di punta all'ingresso delle catacombe, sottoscrivendo il programma, diciamo, della FISH sulla disabilità. Programma, di ripeto, assolutamente apartitico, diciamo che, come dicevo prima, è sicuramente apartitico, ma di per sé un movimento politico, politico perché si basa su alcuni che sono anche quelli di, diciamo, delle tesi del movimento, cioè quindi sulla, diciamo, sanità pubblica innanzitutto e, diciamo così, empowerment per quanto riguarda la persona disabile. Questo giusto, diciamo che più che a favore è contro una politica che ha fatto Caldoro di istituzionalizzazione e di favorire la sanità privata, le cliniche eccetera eccetera, a discapito della sanità giusto. Poi magari immagino che dopo c'è uno scambio di mail, magari vi posso tranquillamente, diciamo, girare il documento, manifesto. Sì, l'ha firmato, lo ci stavo pure io. C'è, no? La riunione a Catacombe di San Gennaro. Esattamente. Ha firmato. Luca, vuoi dire qualcosa? Però non sono riuscito a leggere. Partiamo dal manifesto. Però se l'hai capito che c'era, sì, condividiamo il manifesto, non lo sapevo. Ha sciolto il dilemma. Ma io penso che ancora non abbiamo lavorato. No, no, ma guardate, qua ci vuole tempo. Bisogna identificare oggettivamente. No, però lo spunto di parlare sul programma è lo spunto intelligente. Ma anche le varie disabilità, ci sono tante disabilità. Che cos'è la diversità d'essere? Che cos'è la difficoltà d'agire? Che cos'è? Allora, il discorso è complesso. Siamo nascendo. Ciao, partiamo. È qua. No, no, certo, ma lo scopo è quello di comunque di aggregare, andare piano e poi ognuno per la sua competenza fare il suo contributo, cioè non hanno fatto nessuno a tutti. Esatto, ci sembra per aiutare noi a capire. Esatto. Però non dobbiamo prenderci alla stessa situazione. Ma noi non sono le definizioni. Noi facciamo la collaborazione. Gesco edizione. Se ci vogliamo guadagnare qualcosa. Trovo delle definizioni. Allora, no, ci riconosciamo. Sì, ma è bene anche per entrare. D'accordo, basta. Come andiamo con movimento? Oggi abbiamo detto tutto il contrario. Giulia ha cambiato tutto, Giulia. Abbiamo detto esattamente l'opposto, Giulia. Tu vuoi con movimento? Proviamo ad ascoltarlo. Ma io devo stare l'opposto dell'opposto. Ma che opposto è? Anticonvenzionalismo. Italia. Addirittura. Per il momento, forse anche nel mio pianeta, perché sono ancora gemelli e lasciano in contatto con tutto il mondo, cioè tutto il mondo, credo. E comunque non hanno trovato il caso di fare. Sono andata all'ASI perché le scuole senza niente, perché deve fare molto più facile. Praticamente. Body voce per tutto. Mi hanno detto all'ASI, qua, Piazza Nazionale. L'esenzione del ticket, ha chiesto. Non ho ribadito. Ha ripetuto, ah, ripetuto. No, fatta la passa parola. Sono andata a Piazza Nazionale per chiedere a distanza di che cosa possiamo scrivere per farne avere le funzioni al ticket, perché deve fare molti controlli nell'attesa che sperando che non succeda un peggioramento della situazione. Allora sono andata alla ASL ieri e l'ASL, a parte il medico che ha ricevuto ieri, che io vedevo la cartella fisica con tutte le problematiche, dice no, va bene, ma se non c'è come malattia rana lei non può fare niente, ma deve iniziare una malattia, cioè se non c'è io non devo fare, voglio sapere come devo fare, no, non è possibile, mi hanno detto dovete andare al policlinico, è l'unico che sa quali sono tutte le malattie rare, poi no, la dottoressa mi ha detto però signora comunque quelli con il problema si sono lavati le mani, cioè alla fine non ho concluso niente, non ho preso niente. E non so come fare, non ho idea. Brava, sì. Il coordinamento di questa situazione
Devono cambiare i criteri della legge, sempre. Per esempio basterebbe dire malattia cronica di una certa entità, non è che deve essere rara, malattia cronica di... invalidante, per ma il discorso è che purtroppo lei era in un momento di debolezza, perché avrebbe dovuto dire al medico: sei tu che devi andare a poliklinica informale, se non sai qual è il tuo però in un momento di debolezza c'è te mancato, si è messa a parlare a telefono, e questo dica allora tu voleva sapere. Vabbè, fa il medico per sport praticamente, per ovvio. No, allora io premesso che voglio dire, voglio portare la mia testimonianza di caso di mala sanità, o di mala legge, nel senso che voglio dire, voi mi vedete che non faccio i centomedi affidi, a me mi hanno tolto l'accompagnamento perché mi hanno notificato una visita. Io lavoravo a Potenza prima, ho fatto un cambio di residenza perché mi sono trasferito a Napoli per lavoro. Mi hanno mandato la visita di a Potenza. La mia patologia, ho avuto un incidente, sono tetraplegico. Il gergo significa uno che ha una lesione terminale sulla vita, che non muove le mani, non muove le gambe. La mia patologia non è sottoponibile a revisione. Mi hanno mandato visita fiscale e con tutt'altro senso, se qualcuno ha volato nei confini, dopo 15 giorni equivale a notifica, quindi mi hanno fatto accompagnamento, sto in causa, ho perso il primo grado qua al tribunale, perché praticamente il giudice ha visto le carte di una certa Maria Longo, io non mi chiamo Maria, perché è abbastanza male. Video del giudice? Diciamo, l'appello è fissato a gennaio 2018. Se io non lavorassi, non posso stare col piacere. Signore e signori, questa è un'altra brevissima cosa. Allora, tu hai preso il nome, non lo conosco, io stavo pensando, non lo puoi mai sapere più, ci faccio cose importanti alla... Io sono un redatto da chi si riconosce. Un'impresa sociale, non so, Francesco è un consorzio che gestisce, diciamo, più cooperative, l'assistenza a Gesco, D'Angelo, ex assessore della città di Francesco, dove praticamente c'è uno dei principali autori della, diciamo, dell'assistenza attraverso cooperativa. Io ne uso qui, scusate. Perfetto, allora io ti spiego una cosa, perché purtroppo voglio dire non ci sta dentro, chi lo sa. L'assistenza tramite cooperativa è un'assistenza dove la cooperativa decide di darti ad esempio 2 ore al giorno di una determinata persona per fornire un determinato servizio. La cooperativa domani mattina può decidere che invece di mandarmi a Salvatore si manda a Cantù. Il che vuol dire che se io domani, se Salvatore ci ha spiegato per una settimana dove sta l'acqua e vabbè, devi ricominciare da capo, certo. A me questa cosa è capitata, diciamo, nel passaggio tra una persona e l'altra. Cioè dalla cooperativa sono stato avvisato, dico, guarda, la persona che prima veniva è stata spostata alle tutelari e non può più venire a dare un aiuto, diciamo, domestico in casa. Io mi sono comunque trovato con una sostituzione e poi dopo, diciamo, questa persona poi è andata comunque a regime, però sì, comunque c'è, si è verificato pure a me stesso. Cioè, una delle proposte del famoso movimento è quella dell'assegno di cura, cioè c'è un budget che il comune, perché la Saenè in questo caso si è fatta al comune, dà la singola persona, la quale crea lavoro, perché
assume una persona che devi rendicontare e tu ti gestisci la tua assistenza con ordine. Sì. Questa è una cosa che esiste in regioni evolute dell'Italia, non della... Scusa, ma non entra nella legge 26, non è la legge 26. No, innanzitutto vi volevo salutare perché tra due minuti vado via. La voce. Sì. Allora vi voglio salutare, tra pochi minuti vado via. Ciao. Io già... No, niente, già... Passiamo ai decibel dell'astio. Va bene, grazie comunque per l'accoglienza. Non ci vediamo più. Niente, allora le proposte... Io penso che anzi sarà andremo avanti, perché io, il tema allora, è di interesse. Le proposte che ho fatto prima, non so, le ho già dette, quindi... Allora vi prego di porre l'attenzione più su cose concrete, ecco, tipo le problematiche, eccetera, eccetera. Per esempio, in questo caso, pensando all'amico qua, mi viene in mente già di fare tipo una proposta di legge per le vie legali d'urgenza per una disabilità, perché è impensabile che uno debba aspettare, però almeno che si faccia una proposta di legge, tanto ecco il canale istituzionale nostro, per in questi casi che si faccia presto, si decida presto. Che è impensabile che uno debba aspettare in quelle condizioni, aspettare tutto questo tempo. Poi le proposte che ho fatto io sono quelle di... Poi una cosa devo sapere, tra il PEBA e pure il FISH, se hanno gli stessi obiettivi, no? Il piano di eliminazione barriera architettonica e invece il FISH che... Sono due... Posso rispondere? Sì. Sono due orizzonti proprio, cioè la FISH è una federazione di associazioni che porta avanti una serie di proposte. Il PEBA è un piano di eliminazione perché che è già molto, teoricamente una legge. È una legge che perde. Però ha delle, penso, la FISH cerca di fare applicare un po' quello che è il PEBA. No, va bene, questo ma anche qua siamo autonomi, cioè voglio dire, per queste due cose sono poi autonome rispetto a questa che anche ha una sua autonomia, perché cioè qua entrano in ballo tutte le professioni, cioè perché ognuno con la sua professione porta cioè il suo valore aggiunto, come ho detto prima, cioè camminano su dei binari tutti diciamo paralleli. Poi ovviamente dobbiamo decidere noi come meglio organizzarli, come meglio portarli diciamo avanti, deve uscire un documento, non lo so, perché poi comunque ognuno di voi, sicuramente io non sono né un medico né un ingegnere, né, no, non posso sapere determinate cose, cioè io sto cercando di aggregare tutte le professionalità su questi temi, ognuno poi dopo porta il suo apporto di informazione e di proposto. Ma adesso come la vogliamo cercare di organizzare, lo decidiamo insieme, lo decidete voi, vedere come vogliamo portare avanti, se la vogliamo portare avanti, attenzione. Ma questa siamo qua per... Volevo concludere che poi volevo ringraziare Gennaro per aver intavolato questo tavolo, per aver fatto questa bella attività, questa bella cosa, poi fate sapere voi come ci vogliamo organizzare e vi ringrazio tutti per questa attenzione che avete verso di noi. Vi saluto, fate sapere come ci aggiorniamo nel prossimo incontro e dopo teniamoci in contatto. Ciao. Ciao, uno degli slogan principali che viene proprio diciamo così dalle organizzazioni, dalle associazioni che stanno nelle Nazioni Unite, una sottigliata, la lontano quanto diciamo, è nulla su di noi senza di noi. Questo è proprio diciamo lo slogan. Io credo che, come dire, nel momento in cui noi portiamo avanti delle battaglie, diciamo quello che deve essere la linea guida, indipendentemente da quelle che possono essere dopo le sfaccettature di carattere politico, che comunque voglio dire in linea di massima con quello che è la linea del movimento, non si discostano da quelle che sono le
diciamo, le linee guida internazionali, è quello di un concetto che si chiama, tra virgolette, inclusione. Allora, non prendiamo, diciamo così, l'idea di fare delle differenziazioni di carattere medico. Faccio un esempio, un progetto di legge per i disabili motori e non per quanto riguarda i disabili visivi o per quanto riguarda i disabili visivi, eccetera. Che inclusione, faccio un esempio per quanto riguarda le politiche del lavoro, riguarda tutti i tipi di disabilità. Quindi, ad esempio, quando tu hai preso quel libro sulla, diciamo, le definizioni, a me quando io sento parlare di definizioni... No, è una definizione. È una definizione. Che è una sola, non parla, non distingue i diversi tipi di disabilità, è una sola. Ok, per esempio... Quella delle Nazioni Unite, vabbè. Esatto, cioè, per esempio già si parla non di disabilità o di disabili, ma si parla di persone con disabilità. E se io sono una persona che ha una disabilità, non sono un disabile. Non so se... crea un'identificazione con... Diciamo, il meccanismo dell'inclusione, faccio esempio con la politica del lavoro, è quello di fare in modo che, ad esempio, una persona... in carrozzina, sorda, se una disabilità, abbia gli stessi diritti sul posto di lavoro, gli stessi diritti e gli stessi, diciamo, gli stessi strumenti. Faccio un esempio semplice, uno dei modi che vengono utilizzate le, diciamo, le quote per categorie protette è quella di creare delle cooperative dove le persone con disabilità lavorano tutti quanti insieme. Allora, questo è un concetto che per esempio può essere valido per chi ha una disabilità intellettiva medio grave, dove purtroppo, un dato di fatto, l'inserimento in azienda può essere difficile. Io lavoro in banca, per mia fortuna o sfortuna ho fatto l'emigrante, ho lavorato in 5-6 aziende, una volta che a me hanno dato gli strumenti, il mouse, la scrivania, eccetera, eccetera, io sono al pari degli altri colleghi, e il fatto di stare a contatto con gli altri colleghi, ma non a contatto con i miei, diciamo, tra virgolette, consimili, a parlare di guai, incidenti, eccetera, eccetera, una cosa che mi ha fatto crescere esponenzialmente nel mio essere quotidiano. Quindi, diciamo, questa è esattamente diventa un business. Per cui il fatto di avere una logica, gergo si dice, inclusiva, deve essere la priorità, l'obiettivo prima. Anna Maria, io direi di partire dal manifesto. Vi saluto. Se, come dice Nicola, ed è così, qui dietro la fiche c'è un gruppo di associazioni, sì. Vuol dire che il manifesto ci permette di entrare in un contatto con i territori che sono espressi in maniera particolare, cioè non chi meglio le associazioni che spiegano il problema della disabilità. Rappresentare l'entità del problema. Ciao Serena. E allora, la riflessione di un manifesto è un buon punto di vista. Poi, ognuno di noi, ognuno di noi che fa parte di questo gruppo, naturalmente, che raccoglie voci, altre voci, che non ha mai tanto di guadagnato, però mi pare che ci stia dando un'opportunità di volo stasera da non trascurare. Cioè non ci giriamo intorno, l'unica cosa che ci permette di fare un salto, un salto quantico veramente, perché noi saremmo ancora rimasti a interrogarci, a pensare, io so di questo, tu sai di quello, io so di quello, questo attiene alla sanità, questo attiene alla scuola, questo attiene a quello, cosa vogliamo fare? Vediamo cosa si chiede. Già la voce è stata espressa, bisogna solo venire a conoscere.